invece voi che tipo di giuria avete vinto? Il premio della critica. Il premio della critica, sì. Addirittura. Madonna mia. A volte si sbaglia. Si fanno degli errori. Ma come si chiama lo spettacolo? Afanisi. Afanisi. Cosa? Afanisi. È un termine che vuol dire sparizione, nel senso che gli spettatori fanno tutto, noi li accompagniamo, non facciamo più niente, diamo tutto a loro. Ed è lo spettacolo, se va bene, più personale che potranno mai vedere. Che sboroni. Ma se dovessimo spiegare a chi non l'ha visto, di cosa parla lo spettacolo? Di un cazzo! No. Parla di loro, parla di voi. Anzi, voi che lo vedrete. Di te che lo stai guardando la telecamera. Parla anche in generale, ci parla anche del teatro. Anche del teatro e di cosa possiamo provare a farne oggi di fronte a un peso storico che comunque... Scusate. Quello con la barba, chi è? È un amico, carissimo. Come si chiama la vostra compagnia? Control Alta Cancia. E da dove viene? I tre tastini che si pigiano quando il computer va in palla, no, non sai più cosa fare. Non è più lì, ci arrivo anch'io. Diciamo, no? Da dove viene? Praticamente è la soluzione per quando non si sa più che fare, cioè quando un sistema è in stallo e non si hanno più soluzioni, è quella risposta istintiva, non più ragionata. Ma di che paese di che parte Italia arrivate? È Napoli. Caserta, in realtà. Caserta? Napoli, Caserta. Ma tu che sei femmina, come ti trovi in questa in questo posto, in questo luogo, di questi, con questi, diciamo, due deficienti? Mi trovo bene perché in sostanza loro fanno tutto quello che dico io. Se non ci fosse... Gestisco io la situazione. Gestisce lei tu. Ecco, invece parlando di una cosa seria, lo spettacolo cambia anche a seconda del luogo dove lo fa. Cioè. Sì, sempre. Sì. Assolutamente, c'è delle zone che sono site specific in cui decidiamo di far respirare lo spazio e prenderci dallo spazio tutto quello che lo spazio ci dà. Diciamo che è un momento in cui lo spettacolo esplode e proviamo a mettere in pratica tutto quello che abbiamo fatto immaginare agli spettatori per poi riconsegnarlo a loro. Ma è uno spettacolo un po' anni 70, no? In cui si immaginavano, no, sto parlando infatti ho fatto l'esempio di Dominici, no? Certo. In qualche modo... Sicuramente è uno spettacolo... Anche performativo. Assolutamente, si ispira a quel tipo di arte concettuale nella misura in cui prova non tanto a interagire ma a sollecitare le facoltà immaginative di uno spettatore. Quindi sicuramente Gino De Dominici può essere un utilissimo riferimento di cui siamo addirittura molto felici. Quindi rischieremo più che interagire con lo spettatore, pratica assolutamente corrente e ormai canonizzata, provare a sollecitare, a riattivare, a riaccendere le sue facoltà per trovare nuovi sistemi di riportarlo alla presenza. Va bene, volevate dire altre cose? Io vorrei ringraziare Carrozzeria Notte. Sì, grazie Carrozzeria Notte. Grazie Carrozzeria Notte. Va bene. Possiamo un balletto per chiudere? Dai. Con la barba chi è? Con la barba in realtà è... Va bene. Va bene. Arrivederci.